Allora, cari ragazzi, vi spiego una cosa perché veramente spero che ormai avete il cervello per capire che quella persona là è totalmente bruciato, schifoso, infame, topo, tutto quello che si può dire di brutto su una persona. Vi spiego anche un'altra cosa, qua, ieri non è venuto nessuno, a meno che non mi fate vedere le prove. Seconda cosa, questa è casa dei miei genitori, hanno 80 anni, io ti dico quali sono i tuoi rischi. Vuoi fare il coatto, ti prendi i rischi. Purtroppo, per fortuna, i miei genitori sono delle brave persone, quindi se tu vai a minacciare sotto casa, delle persone di 80 anni, da infame, cosa che non ha fatto poi, solo per farsi hype, insomma per trovare qualche cosa per fare qualche follower, questo è il rischio che prendi, che delle persone adulte ti denunciano. Tutto qua. Oltretutto, io non vado in giro con le caccole al naso, raga. So, gli arresti domiciliari sono un gran fregno, quindi sei doppiamente infame. Tra l'altro non sei neanche venuto, ma la questione non è questa, la questione è che poi tutte le volte che ci siamo visti, sempre che hai gambe avanti, sei andato. Hai sempre preso una grandissima sveglia, non faccio neanche il nome tuo perché mi viene da vomitare a pensare, o proprio a pensarti con quelle caccole al naso mentre ti droghi davanti a tua madre. È vergognoso. Questo è il rischio. E i rischi sono due: o che vado in galera io, che vieni qua sotto, sali e ti trapasso con una spada e ti butto di sotto, oppure i miei genitori che sono i proprietari della casa che hanno 80 anni, e ovviamente se gli viene il citofonato, ti chiamano le guardie e te ne vai al gabbio. E non è colpa mia, è colpa che tu sei un povero tossico, ratto, pedofilo, abusatore, schifoso. Anzi, se lo beccate in giro, fatemi la cortesia di fargli uno scosso in faccia. Poi, io, regà, se vogliamo stare a credere alle favole, le cose, famo come ci pare, ma abbiate un po' di cervello. Neanche perché, cioè, non fa neanche pena, perché i vermi sono 100 volte meglio di una persona del genere. Riposa in pace Jordan, mio fratello. E niente, raga, non date adito a queste persone veramente, perché sono solo dei cancri sia per la società sia per le persone. Abbiamo tutti provato ad aiutarlo, ma è evidentemente un errore proprio del mondo, un errore, non doveva nascere probabilmente questa persona. Niente, questo è tutto.